Non sappiamo chi abbia costruito la villa romana di Minori nel primo secolo d.C., né chi l'abbia abitata fino al VII secolo, quando è stata abbandonata definitivamente. Sono trascorsi 2000 anni da quando un raffinato cittadino di Roma, forse, un senatore, probabilmente, scelse la profonda insenatura solcata dal fiume Regina Minor per edificare una grande villa sul mare. Questa villa. Intorno erano montagne, rivestite di boschi, popolati di animali selvatici e rocce. Fino al mare, un luogo dove la natura parlava il linguaggio del mistero, non quello della terra nutrice della Campania Felix. Il mare, solcato da Ulisse ed Enea, era quello abitato dalle temibili sirene. Ma quel mare, che avanzava profondamente nell'interno dell'insenatura rispetto a oggi, nella Pax Romana di Augusto, era navigabile senza timori di nemici e pirati. Sull'ampiezza di quel mare si proiettavano le ville fino a lambirlo. Percorrendo quel mare, gli abitanti si spostavano. Questi archi non erano spogli e monocordi. Ancora oggi le antiche pietre, osservate con attenzione, interesse e meraviglia, rivelano i colori romani. Eccoli, il rosso delle semicolonne, il giallo e l'azzurro delle murature, il nero degli zoccoli dei pilastri, dove si trovavano aiuole fiorite, i vividi colori amati dagli antichi che riproducevano sui muri della villa di Minori quelle stesse coloriture che altrove, in residenze meno remote, erano impresse sul marmo, rivestimento delle pietre. Questo muro non era parte della villa che si estendeva ben oltre la piscina. La Natazio. Porticati per passeggiare, all'ombra in estate, riscaldati dai raggi del sole in inverno, che si affacciavano su cortili trasformati in giardini al chiuso, ove piante e fiori erano disposti ovunque. Perché dove i greci avevano una pista per la corsa o l'area pavimentata di un'agorà, i romani creavano un giardino, simile a un quadro proiettato nelle tre dimensioni dello spazio e costruito con i materiali veri della natura. Paesaggi sacri, ricchi della freschezza dell'acqua corrente, del silenzio dei luoghi appartati, dell'abbondanza divina nell'opulenza e varietà della vegetazione e degli uccelli. Giardini e ninfei abitati da figure del mito e ornamenti evocanti divinità e demoni che ricordavano il mistero della natura. Luoghi dedicati all'ozium. Poteva accadere la sera che intorno alla villa risuonassero i belati delle greggi al rientro dai pascoli, una presenza della campagna reale che rasserenava la coscienza del proprietario, confermato fedele alle antiche virtù romane. Dov'era il mare con il molo, gli ormeggi per le imbarcazioni e le peschiere, nei millenni si sono depositati i detriti, le pomici, la terra, trasportati a valle dal torrente Regina Minor e dalle alluvioni. Dov'era il mare, oggi sono le case dei pescatori e le strade moderne e la spiaggia. Quanto resta oggi della grande villa romana si trova nel centro dell'abitato di Minori, nato e sviluppatosi nei secoli intorno, sopra e dentro quelle strutture edilizie di età romana riutilizzate come magazzini, cantine, stalle, note come grotte,
al pari di molti edifici dell'antichità.